Allora, buongiorno a tutti. Oggi è ospite in questo nostro spazio un bravissimo attore, poliedrico e simpaticissimo, Roberto Ciuffoli. Ciao Roberto. No, grazie per la presentazione, perché quando ha detto tutti quegli attributi pensavo non parlassi più di me e immaginavo ci fosse qualcun altro, ma No, davvero, davvero la tua grazie. carica di simpatia è grandissima perché ho avuto modo di lavorare con te e quindi posso confermarlo. Ecco, il nostro spazio è una rubrica che si chiama Dove sta andando la TV? Roberto, dove sta andando la TV secondo te? Vogliamo dire con una parola sola, in malora, anzi, con due parole, perché sta andando verso sta seguendo quello che credono di farci intendere dove sta andando la società, cioè è in affanno. La televisione sta senza una mira e sta senza una direzione e un senso di responsabilità. Ora però credo, e fortunatamente in questo dei tanti fatti poi mi danno retta, perché lavorando poi tanto in teatro vedo un pubblico diverso da quello che ci vogliono far credere che sia da programmi televisivi che sono veramente al limite del reato. E comunque dico, abbiamo un pubblico che è molto, molto più critico e un pubblico migliore di quello del prodotto a cui assiste, e quindi questo ti fa ben Questo è sperare. interessante, ma ecco, secondo te il pubblico del teatro è veramente un pubblico diverso da quello televisivo, cioè un pubblico che non vede la TV? Ha un pubblico che vede anche la TV, ma la vede proprio con un'idea che è quella di scegliere lo spettacolo teatrale, perché il pubblico del teatro è un pubblico che sceglie, quindi quando si siede in sala non è perché all'improvviso è stato portato là bendato con un cappuccio sulla testa o perché per la pigrizia di uno zapping si è trovato dentro una sala, sceglie uno spettacolo e anzi è una conquista, uno spettacolo. Detto questo, anche in televisione noi avremo la possibilità di scegliere, perché appunto con il telecomando noi potremo tranquillamente e serenamente cambiare canale. La pigrizia appunto che tante volte ci avvolge, o in ogni caso la curiosità anche morbosa di vedere qualche cosa che viene trasmesso in televisione, poi ci lega a spettacoli che sono veramente al limite della decenza, certe volte, dell'accettazione, della demenza. Non, e ti dice qualcuno che ha fatto tanta comicità, anche se vuoi anche demenziale, se andiamo a usare un termine abusato, perché con il demenziale noi abbiamo sempre inteso il nonsense, magari molto britannico, ma insomma comunque il nonsense che è un'esagerazione, un'esasperazione dell'assurdo, del teatro dell'assurdo, quindi ha tutta una sua logica. Possiamo definirlo un demenziale di qualità, Roberto? Ma direi di sì, quello che cioè noi facciamo il non senso, quello che c'è ora è un non senso, cioè non c'è un senso, e peggio ancora, peggio di tutti, non c'è un senso di responsabilità in quello che va messo in onda. E questo te lo dico anche avendo avuto contatti negli ultimi tempi proprio con dirigenti, insomma con chi dovrebbe prenderci appunto davvero la responsabilità di scelte e non nascondersi dietro il dito dell'affermazione che quello che va in televisione è quello che il pubblico vuol vedere, perché non è vero che è così. Senti una cosa, che tipo di utente televisivo sei tu? Che televisione guardi? Cosa guardi? Io sono un utente televisivo distrattissimo, cioè non ho un programma che riesco a seguire anche per orari. Gli orari miei sono dopo il teatro, quindi parlo di notte, e anzi, al contrario, con la notte ogni tanto vedo qualcosa di passato, di antico, fra virgolette, e non mi dispiace affatto. Cioè, la notte sembra a me diventata un'oasi molto, molto qualitativa, a parte quando fanno poi quando ripassano i filmati da qualche isola o da qualche casa che secondo me potrebbero serenamente continuare ab aeternum proprio, cioè potrebbero stare dentro la casa o su un'isola senza più tornare. Ecco, tu non hai un buon ricordo, visto che hai partecipato a un reality.
un po' Si parla di un particolare. reality che aveva come caratteristiche quelle di un gioco, cioè, e di prove sportive. E poi purtroppo ho realizzato che nel racconto del reality, che potrebbe anche essere interessante, o meglio, potrebbe avere degli spunti È vero. d'interesse proprio per vedere un lato di personalità diversa È vero. di personaggi che si conoscono in un altro modo. Invece in realtà poi lo stimolo che c'è, la spinta che viene data è soltanto quella a cercare l'istinto più basso o a cercare il rapporto spesso e volentieri assolutamente non vero fra i partecipanti del reality, insomma si va a cercare quello che si direbbe adesso con parola tanto usata, l'inciucio. Che fa tanto piacere e in realtà invece secondo me va a far scadere una qualità che potrebbe essere diversa. Senti, alla luce di questo torneresti, andresti così volentieri coinvolto in un programma televisivo di che tipo in questo momento? Cosa ti piacerebbe? A me piacerebbe fare di nuovo, e qua lo dico proprio anche se faccio un po' la figura dell'ospite che parla del proprio vino, ma mi piacerebbe fare di nuovo un programma con i miei ormai ex tre colleghi della premiata ditta, lavorando separatamente, e fare una parodia come facevamo anche del palinsesto televisivo nella nostra premiata teleditta, o addirittura invece una fiction, una mini fiction, un qualcosa, insomma. Sempre con il nostro gusto che dico immodestamente adesso sarebbe davvero una perla nel panorama. Senti, so che vi siete radunati per una ricorrenza in teatro per all'Ambra Iovinelli, se non sbaglio, no? Mi Sì, sa visto che siamo un po' vecchietti, vogliamo ricordare i tuoi dai compagni. ragazzi della premiata ditta, ma Ecco. abbiamo festeggiato i nostri 30 anni di attività. Vogliamo ricordare gli altri tre per chi ci No, ascolta. volentieri, sono Tiziana Foschi, Francesca Draghetti e Pino Insegno. Perfetto, allora concludiamo con una domanda che faccio sempre ai miei ospiti. Dovessi dare un consiglio all'utente televisivo, a chi guarda la TV, che consiglio dà Roberto Ciuffoli? Direi di non rassegnarsi e di assumere un atteggiamento, se è possibile, più critico. Ma è lo stesso che come consiglio che do anche a me, perché anche a me succede di fronte alla televisione di dire: ma vabbè, guardiamo un po' questa cosa, anche se non è bella da vedere. Allora, non accettare il concetto del meno peggio, cioè non accettare un programma che è meno peggio di qualcun altro, ma soltanto del avere un po' più di bianco e nero, di bello e brutto, di buono e cattivo. E forse così daremmo una bella spazzolata via a qualche programma che non visto non avrebbe più senso di essere. Ti ringrazio Roberto, buona giornata, in bocca al lupo per tutti i tuoi impegni. Grazie, buona giornata a Ciao. voi e tanti auguri. Ciao Roberto, ciao. Ciao.